E bentornati cari lettori, come state? Io spero tutto bene. Io sono Log DJ, questa è Storia dell'altra vita e qui parliamo di fumetti e di cose nerd. Lo so, la location non è quella giusta. Però andiamo di fretta. E perché? Ve lo spiego fra un attimo, domani. Ve lo spiego domani. Domani, sì, è giusto, ve lo spiego domani. Ragazzi, come state? Dai, tutto bene, io benissimo. La intro è stata un po' scherzosa perché oggi di che cosa parliamo? Beh, oggi torniamo a parlare di Dylan Dog. Lo so, sul canale ci sono tanti video di Dylan Dog, ma vi piacciono, per cui ci divertiamo con Dylan Dog, piace anche a me. E il bello di Dylan Dog è che negli ultimi tempi, cioè lo è sempre stato, ma negli ultimi tempi si possono trovare delle perle importanti, anche nuove. Quindi non andando a scavare, ma i primi 100 erano più belli. No, non soltanto quello, ma anche quello. E possiamo trovare in libreria, non più in edicola, veramente delle belle cose. In questo caso, di che cosa parliamo? Parliamo dei racconti di domani. Eccoli qua. Tiziano Sclavi presenta Dylan Dog, sì, Tiziano Sclavi. Siamo in presenza di due volumi, il secondo uscito da pochissimi giorni, scritti da Tiziano Sclavi e disegnati da due grandi disegnatori, il primo, quello dello scorso anno, quello del 2019, da Gigi Cavenago e si chiama Il libro impossibile ed è proprio il primo volume di questa che vuole essere a tutti gli effetti una serie ultra premium di quello che è il personaggio popolare del fumetto italiano Dylan Dog. Poi qui giù nei commenti mi direte se Dylan Dog è giusto utilizzarlo in questo modo, cioè trasformare un fumetto popolare, un fumetto da edicola, in fumetto premium da fumetteria, con dei volumi di pregio cartonati, rilegati bene, con una carta di quelle belle pesanti, a colori, disegnatori ispiratissimi, un Tiziano Sclavi che sembra non aver mai dimenticato che cosa vuol dire essere autore di Dylan Dog, un Dylan Dog che non ha Non ho subito. trovato Dylan Dog sull'Apple Music. Ma non lo volevo Dylan Dog sull'Apple Music. Ogni tanto questo parte per i fatti suoi. Comunque, dicevo, un Tiziano Sclavi ispiratissimo col suo personaggio, un Dylan Dog che non ha bisogno di cambiare, di rivoluzionarsi per essere il fumetto per eccellenza, il fumetto italiano per eccellenza. Io Tex non lo conto perché Tex sta su un capitolo a sé, Tex è un'altra cosa. Dylan Dog è il fumetto popolare italiano per eccellenza della mia generazione e anche delle generazioni successive. Ma torniamo ai racconti di domani. Quindi, Gigi Cavenago, primo disegnatore, quest'anno troviamo Nicola Mari.
voglio parlare un po' di tutte e due, perché io non ho mai parlato di racconti di domani. Perché questo? Perché non l'avevo mai letto. L'ho letto adesso, in occasione del lancio del secondo volume. Ho chiesto a Bonelli di farmi leggere anche il primo, sono stati gentilissimi, me l'hanno fatto leggere, e ragazzi, devo dire, questo è Dylan Dog. Nonostante in questi due volumi Dylan Dog, io adesso mi vado a rivedere qualche tavola anche, c'entri poco e niente, perché è tutto un discorso in terza persona vissuto e non vissuto da Dylan all'interno di un libro, della lettura di un libro che è appunto I racconti di domani, acquistato da Safarà per 2,5 sterline, con un Grucio ispiratissimo, devo dire un Grucio veramente ispirato, veramente importante all'interno dei libri, dei volumi, con un Dylan che fa il Dylan a tutti gli effetti, in una serie che vale la pena di aspettare. Vale la pena di aspettare. È questa, secondo me, la caratteristica principale che deve avere un fumetto. Ti deve far aspettare. Un po' come stiamo aspettando adesso Mana Cerace, no? Il Mana Cerace di Chiaverotti. A proposito, c'è un video che ho fatto su Mana Cerace, andatevelo a beccare qui. È sempre speculare, qui. Un po' come stiamo aspettando quello. Dobbiamo avere l'impazienza di andare in fumetteria a beccare il libro. Ma è un lusso. È un lusso. Ho fatto un video qui anche su i fumetti lusso. I fumetti che sono un lusso o sono una cosa popolare. E anche lì, ragazzi, sti volumi costano 19 euro l'uno. Su Amazon li trovi a poco meno, in fumetteria ti fanno il solito 5% di sconto, ma sono 19 euro l'uno. Le pagine sono 64. Contenuti extra? Nulla. La storia, che poi in realtà sono più storie, quindi sono brevissime, che non prevedono Dylan Dog al loro interno, ma che sono tutta un'altra cosa. Alcune tentano di entrarci, sono storie di multiversi separati, sclaviane. Mi ci sono tuffato, mi è piaciuto veramente, veramente tanto, sono piaciuti veramente tanto tutte e due. Però sono 19 euro per 64 pagine di storie. Grandi artisti, un grandissimo della letteratura, Tiziano Sclavi, due disegnatori fortissimi, Cavenago, che è il copertinista ufficiale della serie regolare, Nicola Mari, che l'abbiamo visto nel ciclo 666, in grandissimo spolvero, qui a colori, colorati da, ve lo dico subito, colorati da Giovanna Niro, il secondo, il primo probabilmente anche da lei, perché i colori sono abbastanza simili. Il primo non si sa, non c'è scritto sul primo. Ah no, illustrazione di copertina e colorazione. Ah, Cavenago si è fatto tutto il primo, ottimo, bravo bravo Cavenago. No, veramente veramente ispiratissimi. Quindi, se il budget non è un problema, se non potete fare a meno di comprare altre cose, ragazzi, I racconti di domani, due volumi che in libreria ci devono stare. Se vi piace Dylan Dog, se non vi piace Dylan Dog, se vi piacciono le storie assurde, se Black Mirror va fatto impazzire, I racconti di domani vi faranno uscire completamente di testa. Belli, belli, belli. Che altro dirvi? Nulla. Ci vediamo nei commenti, ne parliamo qua sotto, ci leggiamo qua sotto e cerchiamo di capire
se il fumetto popolare fatto diventare fumetto di lusso è una cosa buona o no, perché questi racconti di domani in Bonellide non usciranno. Al prossimo video, ciao belli!